E Radio Radicale, siamo con Luigi Marattin del Terzo Polo per parlare con lui del PNRR. Allora, io le volevo chiedere che impressione ha avuto dopo il doppio dibattito di ieri nei due rami del Parlamento su quello che ha detto Fitto e sul fatto che non verrà perso nulla. L'ha convinto? Ma sono due questioni, una che ho provato a dire anche nel mio intervento, una che ci sono alcune riforme che vengono rinviate senza dare troppe spiegazioni, quella sulla riduzione del tax gap, quindi dell'evasione fiscale, quella sulla riduzione dei tempi di pagamento della PA, quella sulla riduzione del arretrato della giustizia civile, cioè condizionalità che avevamo, che sono cose fra l'altro che il centrodestra da 20 anni dice, no? Paghiamo i fornitori della pubblica amministrazione. E che vengono rinviate. Quando ho chiesto spiegazioni, il ministro mi ha riletto quello che c'era scritto nella relazione, che era però esattamente quello su cui avevo chiesto spiegazioni. La seconda cosa è, io non mi scandalizzo che 15 miliardi e 8 siano stati tolti dal PNRR per finanziare interventi più immediati, però non Sul è che dissesto? dissesto sul piano urbano integrati, sul rischio di generazione urbana. Il problema è che non mi si può venire a dire tranquilli, ve li ridò, poi ci pensiamo. Cioè, bisogna venire qua a dire ecco quali sono le parti del fondo di coesione che vanno a coprire queste cose, sennò sono buoni tutti, te li tolgo e poi dopo ci. Sono queste le due cose su cui abbiamo espresso le nostre perplessità e su cui ci siamo dichiarati ancora una volta disponibili a lavorare, perché il PNRR non è una questione di parte, ma è l'ultima chance che questo paese ha per rimettersi in moto. Per esempio, se ci fosse rimasta Italia Sicura, i fondi del dissesto sarebbero stati utilizzati subito? Ma guarda, il punto Italia Sicura non è tanto per aumentare i fondi che già ci sono, è per riuscire a velocizzare la spesa. Italia Sicura funzionava dicendo guardate, ci sono un sacco di enti che hanno giurisdizione su interventi contro il dissesto idrogeologico, li mettiamo tutti a uno stesso tavolo in modo che velocizziamo la spesa. Sono passati anni e noi ancora non abbiamo capito perché la struttura è stata archiviata e continuiamo a richiederne l'introduzione. Grazie. Grazie a Luigi Martin del Terzo Polo.